L'unica cosa che premo a sottolineare è il fatto che mi aspettavo una reazione da parte della squadra. Credo che la reazione c'è stata, ma c'è stata anche durante tutto l'anno, perché ogni volta che è vero che abbiamo saccheggiato poco fuori casa, però ogni volta che perdevamo fuori casa, subito dopo vincevamo subito in casa. Il fatto dell'Unione, questo è un gruppo che con tutta la sfiga che ha avuto dalla seconda settimana del precampionato in poi non ha lavorato mai insieme, però è stato sempre un gruppo unito, ben amalgamato, dove tutti quanti si sono sacrificati l'uno con l'altro e la partita di Agrigento è stata la prova. Mi auguro che a partire da sabato e anche per il futuro si continui ad avere questo atteggiamento e soprattutto questa mentalità. Ma per quanto riguarda la situazione di Meis, sono molto contento perché comunque il ragazzo si doveva riscattare da una prova pessima, disputata contro Rieti. E ritornando alla domanda che mi aveva fatto la scorsa settimana Francesco riguardando il fatto che io sono inesperto o meno, orientativamente è stato lo stesso minutaggio, ho utilizzato lo stesso metro, ho cercato di far recuperare e prendere una boccata d'ossigeno ai miei migliori giocatori in attacco, Meis e Renzi, e l'ho messo in campo verso gli ultimi 3 minuti della partita, non perché c'era un minutaggio ben preciso, perché qualcheduno aveva commesso degli errori dal punto di vista offensivo e avevo bisogno di più pericolosità dal punto di vista offensivo. Con Rieti ho fatto la stessa cosa orientativamente mettendo Meis, è entrato e ha commesso la palla persa, con Agrigento invece non l'ha fatto. Vuol dire comunque che il ragazzo si è riscattato e la prestazione credo che sia stata più che positiva. Per quanto riguarda l'aspetto di Barcellona, che è la prossima partita che affrontiamo, è sempre un derby, è una squadra che è retrocessa, sono giocatori che hanno la testa libera. Non hanno tanto pressione perché ormai l'obiettivo, ahimè, per loro è arrivata la retrocessione, quindi sanno benissimo che vanno giù. Quindi non è che si giocano 2 punti per migliorare la classifica, però verranno qui a Trapani come hanno fatto tutte le altre partite e cercano di giocare la loro partita. Qualcuno per cercare di mettere a posto anche dal punto di vista statistico, altri per onorare anche la maglia. Quindi sarà una partita da non sottovalutare, è sempre un derby e quindi dobbiamo affrontare la partita come l'abbiamo affrontata contro Agrigento.